Benvenuti al secondo dei 12 dialoghi danteschi che si terranno in questa prima metà del 2021 presso l'Accademia di Studi Literatureschi di Merano. Nell'appuntamento precedente ci eravamo soffermati sul colloquio con Francesca da Rimini nel Cerchio dei Lussuriosi. Il personaggio odierno si chiama Brunetto Latini, protagonista del canto quindicesimo. Prima dell'ascolto del nuovo canto infernale, letto da Marta Penchini, assolverò al compito di riassumere le vicende che intercorrono tra l'incontro con Francesca e quello con Brunetto, nel terzo girone del settimo cerchio, quello dei violenti, la penitenza. Partiamo dal canto sesto, ossia il terzo cerchio, una pioggia eterna e gelida per i golosi. Cerbero stordisce e graffia le anime. Il fiorentino Ciacco profetizza che la fazione dei neri dominerà sulla propria città. Si apprende che dopo il giudizio universale le pene dei dannati addirittura aumenteranno. Il canto settimo è il quarto cerchio. Avari e prodighi voltano pesi in un cerchio, scontrandosi. Dio onnipotente creò la fortuna, a toto biasimata, per permutare tempestivamente i beni vani. La palude stige e dentro gli iracondi chi si percuotono, sotto gli accidiosi, è il quinto cerchio. Nel canto successivo, il nocchiero Flegias trasporta i pellegrini attraverso la palude. Dal fango si fa avanti Filippo Argenti. La città di Dite si avvicina. Tuttavia ogni ingresso viene negato. Ma ecco, nel canto nono, un angelo dal cielo ad aprire la porta della città. Fuori di allegoria, la grazia divina schiude la via alla redenzione. Si scoprono tombe immerse in fiamme, ne escono lamenti, sono gli eresiarchi, ovvero le guide di movimenti eretici, insieme ai loro seguaci. Ci troviamo nel sesto cerchio dell'inferno. Il decimo canto della prima cantica è uno dei più conosciuti dell'intera commedia. I pellegrini, Dante e Virgilio, hanno davanti a loro il cimitero degli Epicurei, che l'anima col corpo morta fanno. Farinata degli Uberti, esponente dei ghibellini fiorentini, il quale appoggiò la cacciata dei Guelfi nel 1248, si erge come avesse l'inferno a gran dispitto. Egli domanda da buon partigiano chi fuor li maggior tui. Presente è anche Cavalcante, padre del poeta stilnovista Guido. Cerca notizie del figlio, morto proprio in quel 1300 in cui l'itinerario ultraterreno ha luogo. Farinata vaticina l'esilio di Dante, chiarisce simultaneamente i termini della preveggenza dei condannati alle pene infernali. Essi, infatti, non percepiscono gli eventi coevi o prossimi. Il canto undicesimo è didascalico. Virgilio, che è la ragione, spiega che seguiranno tre cerchi. Primo, dei violenti contro il prossimo, sé e Dio la natura e sue contrade. Secondo, dei fraudolenti contro coloro che non nutrono fiducia nelle malevolge. E terzo, dei fraudolenti contro coloro che hanno invece fiducia. E saremo nel nono e ultimo cerchio dell'inferno. Virgilio spiega altresì come nei cerchi precedenti si castiga la disposizione di incontinenza, secondo l'etica aristotelica, e essendo tale disposizione meno offensiva, di conseguenza le anime subiscono pene minori. Canto dodicesimo, una forte discesa, il Minotauro. Intorno al flegetonte, fiume di sangue, galoppano centauri.
Chirone si accorge che Dante è ancora dei viventi. Il centauro Nesso fa da guida, in groppa il pellegrino fiorentino. Nel Flegetonte si trovano tiranni, tra cui Ezzelino Terzo da Romano, despota della Marca Trevigiana. Si guada il Flegetonte, canto XIII. Celebre almeno quanto il decimo di Farinata. I tre entrano nel bosco dei suicidi, secondo girone del settimo cerchio, quello dei violenti. Negli alberi, anime di morti. Dante spezza il ramoscello di un pruno. Piede la vigna urla. Questi di Capua, consigliere dell'imperatore Federico II, narra la sua tragica esistenza. Fu vittima dell'invidia. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Pier spiega che le arpie pascono delle foglie degli alberi, provocando in tal modo sofferenza. Anche i suicidi si recheranno nella valle di Giosafat, ove Dio radunerà tutti i popoli nell'ora del giudizio universale, ma poi ognuno appenderà il corpo al proprio pruno. Uno inseguito per cani, poi sprannato, corre per la mesta selva, rompendo i rami a un suicida fiorentino. Io fei gibetto a me delle mie case, dichiara. Canto XIV. Terzo girone del settimo cerchio, una landa deserta. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. Sulla sabbia piove fuoco, come di neve in Alpe senza vento. Il bestemmiatore Capaneo, uno dei sette a Tebe, a cui fa dire Stazio, primus in orbe Deos fecit timor, per primo il timore fece in terra i dei, non si cura del fuoco. Quali fui vivo, tal so morto. Dentro il monte Ida, a Creta, un grande vecchio di metallo, oro, argento, rame e ferro, genera i fiumi infernali. E in tal modo siamo giunti al canto XV dell'Inferno. Inviterei quindi Matteo Pechini a leggere il canto di oggi, quello in cui compare il personaggio di Sipse Brunetto Latini. Ora ci importa l'onde duri margini e il fumo del ruscello di sopra duccia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quale fiamminghi tra guizzante bruggia, temendo il fiotto che in verlor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, e quali padovani lungo la brenta, per difender lor ville e lor castelli, anziché Carentana il caldo senta? A tale immagine eran fatti quelli, tutto che, né sì alti né sì grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravamo dalla selva rimossi tanto ch'io non avrei visto dov'era, perché indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'animo una schiera che venia lungo l'argine, e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna, e sì ver noi aguzzava le ciglia, come il vecchio Sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual meraviglia! E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, risposi: siete voi qui, ser Brunetto? E quelli: o figlio mio, non ti dispiaccia se sei Brunetto Latino, un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia. I dissi lui: quanto posso, ben preco, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace a costui che vo' seco. O figliuol, disse, qual di questa greggia s'arresta punto,
giace poi 100 anni senza arrostarsi quando il fuoco effeggia. Però va oltre, io ti verrò a panni e poi rigiugnerò la mia masnada che vi ha piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. E cominciò: qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena, e chi è questi che mostra il cammino? Là su di sopra, illa vita serena, risposi io, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparve tornando io in quella, e riducemi a ca per questo calle. Ed egli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato, popolo maligno, che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragione che tra i lazzi sorbi si disconviene fruttare il dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai loro costumi fa che tu ti formi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccia le bestie fiesolane strame di loro medesme e non tocchi la pianta, se alcuna sorge ancora il loro letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, risposi io lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che nella mente m'è fitta ancor m'accora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'etterna. E quanto io l'abbia in grado, mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scelma. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a che osarco altro testo, a donna che saprà, sarei arrivo. Tanto vuoi io che vi sia manifesto, purché mia coscienza non mi garra, che la fortuna come vuol son presto. Non è nuova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua marra. Lo maestro mio, allora, in sulla gotta destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota. Né pertanto di me parlando vommi con ser brunetto, e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me: saper d'alcuno è buono, degli altri fia l'adabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Insomma, sappi che tutti fuorcherci, e litterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesimo al mondo lerci, prescianza in va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi, s'avesse avuto di tal tigna il brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arma in bacchiglione, dove lasciò i malprotesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può. Però chi veggio, là surge il nuovo fumo del sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio. Siete raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Ringrazio Matte Penchini. Presenterei il primo relatore, Lorenzo Sacchini. Lorenzo Sacchini si è laureato nel 2007 in lettere moderne presso l'Università Cattolica di Milano. Ha conseguito nel 2013 il dottorato in Italian Studies presso l'Università di Durham nel Regno Unito. Negli anni ha alternato il lavoro di docente nelle scuole a quello di ricercatore. Ultimamente, fino a dicembre 2019, è stato impegnato presso l'Università di Leeds nel progetto collettivo Petrarch's Commentary and Exegesis in Renaissance Italy, sulla ricezione di Francesco Petrarca
nel Rinascimento. Attualmente lavoro come docente presso la scuola media Lana di Brescia. Da febbraio 2021 inizierà una collaborazione annuale nel progetto Patronage of Arts and Letters 1590-1620 dell'Università degli Studi di Siena. Sacchini è peraltro autore dell'importante volume Identità, Lettere e Virtù, le lezioni accademiche degli Senzati di Perugia 1561-1608. Allora, buongiorno a tutti. Oggi vi parleremo di Brunetto Latini. Allora, con Maria Carla, con cui condivido questa esperienza, abbiamo deciso di distinguere il dialogo in quattro sezioni, alternate, ciascuna di 10 minuti circa, che trattano rispettivamente della vita e delle opere di Brunetto Latini, dell'incontro tra Brunetto Latini e Dante, diciamo, nella loro vita effettiva e nelle opere, ad eccezione però della commedia, di cui vi parlerò io, assieme, o comunque illustrando anche la sodomia del personaggio in questione. Maria Carla, infine, nella quarta sezione del nostro dialogo, si dedicherà alla eredità culturale lasciata da Brunetto per Dante, e forse non solo a lui. Brunetto Latini è il grande protagonista del quindicesimo canto, grande di spessore, perché la sua figura è stata centrale per la formazione di Dante e perché egli è molto ingombrante anche nella commedia, dove dialoga con Dante per circa 100 versi. L'incontro tra Dante e Brunetto pone ancora grandi interrogativi, a lungo dibattuti dai dantisti, che incuriosiscono anche i semplici lettori. Sono due i principali problemi che il canto pone: la sodomia di Brunetto e il suo magistero nei confronti di Dante. Rispetto alla sodomia, gli studiosi ne hanno cercato le testimonianze, in qualche modo le prove, nonché hanno voluto sondare le ragioni della condanna dantesca di Brunetto. Rispetto poi al magistero sono state avanzate diverse ipotesi, Dante vi facendo esplicito nel canto, eppure gli studiosi hanno faticato ad individuare un'attività effettiva di insegnamento di Brunetto nei confronti di Dante. Di entrambi questi aspetti, e non solo, si parlerà nel corso del dialogo. Nel nostro avvicinamento a Brunetto, immaginiamoci in cammino a Firenze, patria di entrambi. Partiti magari da Santa Maria Novella, diciamo così, quando si poteva, in direzione del Duomo fiorentino di Santa Maria del Fiore, ci fermiamo presso un'altra Santa Casa di Maria, la chiesa, di Santa Maria Maggiore. Superato il portale e diretti a sinistra dell'altare, verso la cappella di Bernardo Carnasecchi, vediamo di fronte a noi ancora una delle quattro colonne che dovevano sorreggere il sepolcro di Brunetto Latini e dei suoi figli. Su questa compare l'iscrizione Sepulcrum Brunetti Latini et Figliorum. Questa isolata colonnetta di marmo è parsa come un punto di inizio confacente al dialogo di oggi, perché segna il confine tra il Brunetto vivo, storico, reale, e il Brunetto morto, quello infernale, ritratto da Dante nel quindicesimo canto del suo Inferno. Proprio nei dintorni di Santa Maria Maggiore, tra 1220 e 1230, dovette nascere Brunetto Brunetto Latini. Si formò probabilmente a Bologna, dove frequentò gli studi in giurisprudenza e partecipò alla vita pubblica fiorentina dagli anni 50 circa del 200. Ebbe incarichi diplomatici, tra cui quello di ambasciatore dei fiorentini guelfi presso il re Alfonso X di Castiglia, per chiedergli aiuto contro il ghibellino Manfredi. Mentre si trovava sulla via del ritorno, ebbe la notizia della disfatta guelfa nella battaglia di Montaperti del 1260. Questo episodio è riferito, forse in forma rielaborata rispetto alla realtà, anche in una sua opera, Il Tesoretto, dove gli racconta di aver appreso da uno scolaro bolognese della sconfitta dei Guelfi, ossia nella sua parte politica. E cito, saltando qua e là: «Feci l'ambasciata che mi fu ordinata, e poi senza soggiorno ripresi il mio ritorno. Venendo per la calle del Piante Roncisvalle, incontrai uno scolaio, su un muletto vaio, che venia da Bologna. Mi disse in mantenente che Guelfi di Firenza, per mala provvidenza e per forza di guerra, erano fuori della terra
e il danaggio era forte di prigioni e di morte. Il guelfo Brunetto venne condannato all'esilio e si trattenne in Francia, dove lavorò per lo più come notaio al servizio degli esuli fiorentini. Dopo la vittoria dei Guelfi a Benevento del 1266 contro lo stesso Manfredi, Brunetto tornò a Firenze. Da questo momento e con continuità, egli fu uno dei più importanti protagonisti della vita politica fiorentina. Tra i vari incarichi ricoperti, egli fu nel 1284 membro del Consiglio del Podestà e in ottobre dello stesso anno firmò come sindaco del comune la costituzione di una lega contro Pisa. Nel 1287 Brunetto fu priore. Permane qualche dubbio intorno alla data della morte di Brunetto, che viene posta tra 1293, secondo quanto asserisce un documento relativo alla figlia Cresta, e 1295. Secondo lo storico trecentesco Giovanni Villani, che si mantiene a mezza via, Brunetto morì nel 1294. Proprio il giudizio di quest'ultimo, generosamente citato dagli interpreti di Dante, ci può aiutare ad introdurre anche la figura di Brunetto, autore e maestro. Villani così scrive, e cito: nel detto anno 1294 morì in Firenze uno valente cittadino, il quale ebbe nome Ser Brunetto Latini, il quale fu gran filosofo e fu sommo maestro in retorica. Egli fu quelli che espose la retorica di Tullio e fece il buono e utile libro detto Tesoro, e il Tesoretto e la Chiave del Tesoro e più altri libri in filosofia e dei vizi e di virtù. Fu mondano uomo e maestro in digrossare i fiorentini e farli scorti in bene parlare e in saper guidare e reggere la nostra Repubblica. Questo breve profilo rende evidente la sua funzione di educatore dei fiorentini, essendo Brunetto definito colui che li ha digrossati, vale a dire li ha resi meno grezzi, più sottili, acuti. Il vocabolario della Crusca, nella sua edizione del 1612, riporta proprio la frase contenuta nel ritratto di Villani. In questa accezione, il verbo digrossare diventa un assottigliare metaforico, sinonimo del latino erudire, cioè istruire, educare, ammaestrare. Brunetto quindi è presentato anche qui, come poi nel canto, come maestro e guida dei fiorentini e ovviamente anche di Dante, che in quegli anni, tra primi 80 e 90 del 200, andava formandosi e politicamente e poeticamente. Villani ricorda anche l'attività letteraria di Brunetto. Egli fu un volgarizzatore delle opere di Cicerone, avendo tradotto in volgare tre orazioni ciceroniane e una catilinaria. Compose poi l'incompiuta retorica, che è un volgarizzamento ed un ampio commento dei primi 17 capitoli del De Invenzione di Cicerone. Quello che Villani definisce il suo buono e utile libro è il Tesoro, o più precisamente Livre du Trésor, composto in francese. Si tratta di una grande opera enciclopedico-divulgativa che ebbe larga fortuna in tutta Europa. Il Tresor è un compendio delle conoscenze classiche basato in larga parte su fonti latine. È diviso in tre libri, ognuno dei quali associato ad un elemento prezioso del metaforico tesoro della conoscenza che esso custodisce. L'opera si chiude su due sezioni dedicate a retorica e politica. Quest'ultima disciplina è illustrata in una prospettiva tutta italiana, essendo rivolta ad un contesto municipalistico, comunale, di stampo italiano, potremmo dire fiorentino. È un'opera diretta ad impartire insegnamenti agli uomini politici del tempo di Brunetto, in un momento di rapide trasformazioni. Quest'opera risulta centrale per la diffusione nel contesto italiano delle idee sull'arte di governare di Aristotele e Cicerone. Proprio questo libro, nel Canto Infernale, verrà esplicitamente menzionato per perpetuare in terra la memoria di Brunetto. Molto meno impegnativo del Tresor è il Favolello, un poemetto sull'amicizia composto in distici di settenari, di cui non è possibile stabilire la data di composizione. Da ultimo, il Tesoretto è composto con lo stesso metro del Favolello, che è stato definito da Claudio Giunta una gabbia metrica da filastrocca. Il Tesoretto è un poema didattico-allegorico interrotto al verso 2944. Quest'opera restituisce in forma divulgativa e narrativa il contenuto del Tresor, che viene esposto per mezzo di allegorie e personificazioni e di incontri con personaggi realmente esistiti.
Secondo alcuni critici, ma l'ipotesi ultimamente è stata messa in dubbio probabilmente con ragione, il tesoretto avrebbe dovuto essere un prosimetro, costruito cioè con un'alternanza di parti in prosa ed in poesia. Il tesoretto si apre con una lunga dedica ad un valente signore, che ha portato non pochi problemi di identificazione. Di qui inizia l'avventura di Brunetto, che diviene il protagonista del suo libro, smarrendosi, esattamente come succederà a Dante, in una selva diversa. Rimessosi dallo svenimento, Brunetto dialoga con Natura, che gli illustrerà una serie di argomenti connessi con l'origine di Dio e dell'universo, la creazione, l'anima dell'uomo, il diavolo, i quattro umori, eccetera, eccetera. Il percorso di Brunetto si avvia poi verso il regno di filosofia, dove risiedono le virtù. Quegli ascolta gli ammaestramenti morali che riceve un giovane cavaliere per essere poi un domani un buon cittadino. Sfuggito al dio d'amore, Brunetto si reca a Montpellier, dove confessa i suoi peccati in un poemetto epistolare. E dal culmine, in un passaggio che si citerà poi, pone proprio la sodomia. Pochi versi dopo, durante l'incontro col Tolomeo, il tesoretto si arresta improvvisamente. E allo stesso modo farò qua io, cedendo la parola a Maria Carla. Grazie. Ora ho il piacere di presentare la seconda relatrice di questo dialogo, Maria Carla Alessandrini. È nata a Merano, ha frequentato le scuole meranesi fino al biennio ginnasiale, quindi ha conseguito la maturità classica nel 1961 presso il liceo classico Giulio Perticari di Senigallia. Nel 1968 ha superato l'esame di bilinguismo livello A. Nel 1969 si è laureata in lingue e letterature straniere, quadriennale tedesco, presso l'Università La Sapienza di Pisa. Durante il percorso universitario ha insegnato lingua e letteratura italiana L2 presso alcune scuole superiori di lingua tedesca qui a Merano. Nel 1972 ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana L2 per le scuole medie inferiori e superiori di lingua tedesca della provincia di Bolzano. E l'anno successivo è entrata in ruolo nella scuola media inferiore di lingua tedesca Josef Benta, oggi Karl Wolf, di Merano, dove aveva iniziato a insegnare già nel 1969. Negli anni '80 ha collaborato con l'intendenza scolastica di lingua italiana della provincia di Bolzano per la stesura dei programmi e dei testi di lingua e cultura italiana L2 da adottare nelle scuole di lingua tedesca della provincia. Nel 2001 è andato in pensione. Da tempo socio della società Dante Alighieri di Merano, per tradizione familiare e per interesse e piacere personale, ha collaborato con la stessa tenendo alcune conferenze di argomento letterario, artistico e storico. Dal 2016 è presidente della società Dante Alighieri, Comitato di Merano. Grazie a Lorenzo, hai fatto una splendida presentazione del nostro ospite di oggi, di Brunetto Latini. Quando Dante Alighieri nasce, Brunetto Latini è nella sua piena maturità come scrittore e come eminente protagonista della vita sociale e civile di Firenze. Anche la famiglia Alighieri è dichiaratamente guelfa e sarà di parte bianca, cioè a favore di una reale indipendenza del comune e a giusta distanza tra le pretese dei ghibellini, che auspicano di ritornare sotto la bandiera dell'impero, e quelle dei guelfi neri che invece guardano alla protezione del papato. Sicuramente i fiorentini, e quindi anche la famiglia Alighieri, conoscono Brunetto Latini in quanto persona importante nella gestione della città, in quanto persona di grande cultura e noto scrittore di opere che da tempo circolano anche in Toscana e a Firenze. Il suo Le Livre du Tesor lo si può trovare nelle case delle persone colte. Per quelle meno colte ci sono già delle sue buone traduzioni in volgare fiorentino. Ancora più fortuna ha il suo tesoretto,
scritto direttamente in un volgare fiorentino, accessibile anche a chi è in grado solo di ascoltare, se non a malapena di leggere. Simile fortuna anche il favolello, dedicato all'amico rustico di Filippo, pur essendo ghibellino, tuttavia buon amico di Brunetto Latini, probabilmente per ringraziarselo e per chiedergli di perorare la sua causa di esule in Francia a favore della famiglia rimasta a Firenze. Altre opere, come già Lorenzo ha citato, trattati di retorica e di oratoria, sono il frutto dei suoi attenti studi della grande letteratura classica, che hanno lo scopo non solo di fare il punto nella propria ricerca culturale, ma anche di dare ai suoi contemporanei e soprattutto ai giovani emergenti materiale di studio e di approfondimento. Nella sua opera di divulgatore e di traduttore della cultura classica e del suo pensiero, per essere compreso dai suoi concittadini e da quanti possono accedere alla lettura delle sue opere, Brunetto Latini si esprime in volgare e in un volgare decisamente accessibile, come abbiamo detto, al maggior numero possibile di fruitori, e fra questi si annovera anche Dante Alighieri, che di sicuro conosce almeno di vista l'uomo, mentre conosce a fondo le sue opere e le censura. Ne parla nella sua De vulgari eloquentia e più ampiamente, in modo anche più discorsivo, nel Convivio, scritti tra il 1303 e il 1306, dove elogia la cultura e l'uomo. Pone tuttavia la sua censura sullo strumento della sua scrittura, sulla lingua delle sue opere. Nel De vulgari eloquentia, soprattutto, dopo aver esposto la storia della lingua dalla sua nascita fino ai tempi a lui contemporanei, mentre si dichiara fautore dell'uso del latino nelle opere impegnative e di alto contenuto culturale, Dante riconosce che in Italia si parlano ben 14 dialetti, espressione della terra in cui sono nati e si sono sviluppati nell'uso quotidiano. Ma ogni dialetto, quindi anche il toscano fiorentino, ha delle forme diversificate, a seconda tante volte anche del ceto delle persone che lo parlano. Il volgare umile è riservato ai generi letterari più popolari. In effetti, anche la Divina Commedia sarà scritta in volgare umile, perché per l'autore non è né una tragedia né un'elegia, quindi non è un'opera di contenuto elevato. Il volgare mediocre è la lingua delle ballate e dei sonetti, quelle composizioni che erano soprattutto in voga e di moda presso la piccola borghesia. Il volgare illustre è quella dei componimenti frutto di ingegno e di dottrina. Non c'è testimonianza che Brunetto Latini avesse fondato una vera e propria scuola a cui potessero accedere frequentatori più o meno regolari, né che si intrattenesse con gruppi di discepoli desiderosi di apprendere dalla viva voce del maestro. Sicuramente le sue opere e l'esempio soprattutto della sua vita pubblica costituivano i migliori strumenti del suo insegnamento. Però, agli occhi di Dante, sempre così interessato ad arricchire la propria cultura anche letteraria, Brunetto Latini ha commesso un grave peccato quando ha scritto il Tresor in lingua d'Oïl, poiché ha tradito quella che era la sua lingua madre, il fiorentino. Altra censura riguarda il Tesoretto, per il quale il Latini ha usato il volgare umile, come hanno fatto altri toscani che lo hanno preceduto. Citiamo Guittone d'Arezzo, Bonaggiunta da Lucca, che non hanno avuto la forza di elevarsi dalla parlata del proprio quartiere. In contrapposizione a questi, che definisce abominevoli cattivi d'Italia e adulteri con bocca meretrice,
Dante esalta invece quei poeti che, attingendo dalla poesia siciliana, hanno saputo creare una continuità e una evoluzione non solo nella lingua di quello che sarà il dolce stil nuovo, ma anche nel contenuto. Quindi, dal volgare di quartiere o prettamente municipale e dalle pesanti immagini di impronta medievale, sono passati all'equilibrio tra forma e contenuto e tra questi annovera anche se stesso. Dante non critica il contenuto del Tresor, anzi ne ammira il livello enciclopedico della cultura che spazia tutto lo scibile del tempo. Ed è per questo motivo che, dovendo condannare Brunetto Latini per sodomia alle pene dell'inferno, lo presenta con tutti i riguardi, da discepolo a maestro. Ma è il maestro che per primo si accorge di Dante. Forse ha riconosciuto un suo discepolo mentre adocchiava insieme con gli altri dannati due individui, Virgilio e Dante, che stanno camminando sopra l'argine del settimo cerchio. Allunga una mano e afferra un lembo della veste di Dante esprimendo la sua meraviglia. Qui Dante si ferma, si volge verso il dannato e riconosce Ser Brunetto, nonostante il suo viso sia sfigurato dalle bruciature della pioggia infernale. E qui comincia un dialogo serrato fra Dante e Brunetto Latini, il primo che riconosce nel secondo il suo maestro di cultura e di vita civile, questi che nella sua veste di maestro deplora il passato comportamento tenuto dai fiorentini verso lui stesso quando lo condannarono all'esilio dopo Montaperti, e quello che terranno in futuro nei riguardi di Dante quando lo perseguiteranno e lo condanneranno a morte. A sua volta, e siamo nei versi 79-87, Dante deplora la morte precoce di Brunetto, poiché ancora ha ben fissa nella memoria la figura dell'uomo che girava per Firenze, una figura paterna e benevola, tanto disponibile all'insegnamento da provare una gratitudine e un debito di riconoscenza che conserverà per tutta la vita e che non contrasta con il giudizio negativo espresso a proposito della lingua nel suo De Volgari Eloquentia. E adesso sentiamo da Lorenzo il quindicesimo canto. Grazie mille Maria Carla, anche per la responsabilità enorme che in qualche modo mi trovo ad affrontare. Spero di essere sufficientemente bravo, ma non credo proprio. Ci proviamo. Dante e Virgilio si trovano nel settimo cerchio dell'inferno, dove sono puniti i violenti. Si sono appena lasciati alle spalle la selva dei suicidi, coi suoi rami schietti, nodosi e involti, e si muovono ora per la landa infuocata su cui cade una pioggia di fuoco. I due poeti procedono su di un argine di pietra del fiume infernale Flegetonte, protetti dalle fiamme grazie al vapore delle acque. Il loro cammino viene momentaneamente interrotto da un gesto molto fisico di un'anima che prende Dante per lo lembo, cioè per l'orlo della veste, ed esclama con sorpresa: «Qual maraviglia!» E Dante, che ficca gli occhi per lo cotto aspetto, cioè nel volto cotto, bruciato nell'anima che gli sta di fronte, riconosce il peccatore, abbassa la mano con un gesto delicato verso il dannato e risponde alla meraviglia di Brunetto con la sua: «Siete voi qui, Ser Brunetto». Quest'ultimo si mette quindi al passo di Virgilio e Dante, che cammina capochino come uomo che reverente vada, mostrando quindi una deferenza singolare per il dannato Brunetto. Il valore etico ed umano del peccatore viene quindi esaltato nel quindicesimo canto dantesco, dove si percepisce in maniera evidente il contrasto tra lo spessore morale di Brunetto e la condanna eterna, non negoziabile, della giustizia divina. Sebbene tale dinamica sia già presente in altri incontri infernali, qui il detto contrasto è reso ancora più vivido e palpabile dal sincero affetto che i due protagonisti del canto provano l'uno per l'altro. Brunetto e Dante si riconoscono. Il loro colloquio, che si dispiega per quasi tutto il canto, vede i due protagonisti scambiarsi espressioni di familiarità e di confidenza.
Oltre ai gesti iniziali di contatto e di amorevolezza, Brunetto chiama per due volte Dante figliuol, il quale, a sua volta, ricorda la cara e buona immagine paterna di Brunetto. Padre e figlio, dunque, ma anche maestro e discente che cercano un contatto, un incontro, che si muovono l'uno verso l'altro, anche fisicamente. Cioè, si ricorda di Brunetto che afferra il lembo di Dante, il vestito di Dante, la mano di Dante che si avvicina al dannato, di nuovo Brunetto che abbandona la schiera dei suoi dannati per camminare con i due poeti. Questo avvicinamento reciproco tra Dante e Brunetto è però inscritto nella fissità della condizione immutabile di quest'ultimo, che contrasta il compiersi della vicinanza tra i due uomini. La pietà di Dante non può infatti oltrepassare il segno imposto dalla giustizia divina. Vicinanza, gratitudine ed affetto non possono salvare dalla condanna il sodomita Brunetto. Molto è stato detto ed è stato scritto sulla sodomia di Brunetto, che fu un uomo sposato ed ebbe 4 figli di cui conosciamo i nomi. Non essendo la sodomia nota da altre fonti, la condanna di Dante è stato un certo stupore tra i lettori della commedia, che hanno addirittura accusato il poeta fiorentino di scarsa discrezione. Si sono avvicendate negli anni interpretazioni volte a trovare una qualche conferma della sodomia di Brunetto, ad altre più interessate a fornire invece una lettura metaforico-simbolica del suo peccato. I sostenitori della prima ipotesi si sono appigliati a ragioni testuali per la loro dimostrazione. La sodomia di Brunetto sarebbe dunque confermata o quantomeno allusa nell'aggettivo mondano che ricorre nel giudizio di Villani prima citato, fu mondano uomo, e che ritorna pure come una sorta di confessione nel tesoretto. Sai che sei tenuti un poco mondanetti. Sempre all'interno del tentativo di trovare ragioni testuali della sodomia di Brunetto, non si può non citare il clamoroso contributo di Avalle, che ha stabilito una corrispondenza tra una canzone amorosa di Brunetto, l'unica prova poetica superstite della sua produzione, ed una canzone di un altro uomo fiorentino, Bondi e Dieta Aiuti. I due testi sono collocati uno accanto all'altro in un codice molto importante per la letteratura due-trecentesca. Non tutti i critici, però, hanno accettato questa lettura, che si basa su una serie di riscontri tematico-testuali, che per ragioni di brevità ovviamente non possiamo qui menzionare, e sulla prossimità nel codice dei due componimenti. Nelle opere di Brunetto non si trovano poi altre conferme della sua sodomia, che è condannata come peccato mortale sia nel tesor che, come anticipato, nel tesoretto, e cito. Ma tra questi peccati sono vie più condannati quei che sono sodomiti, de come son periti, quei che contra natura brigan cotale usura. I due tentativi più corposi, ormai non più recentissimi, di fornire una diversa lettura del canto e di illustrare la vera natura del peccato di Brunetto si devono ad André Pezard e a Richard Kai. Il primo ha interpretato il peccato di Brunetto come un peccato contro le arti liberali, avendogli scritto in antico francese, dunque in una lingua non naturalmente sua, l'opera maggiore, il Tresor. Kai, invece, ha individuato l'errore di Brunetto nel contrapporsi al potere dell'impero e dell'imperatore, per prestare servizio e operare nel non naturale comune. Al di là della specifica colpa di Brunetto, conviene piuttosto rilevare qui, nel tempo che rimane, l'atteggiamento che Dante dimostra nei confronti del peccato di sodomia. Per farlo, bisogna proseguire oltre i limiti del canto e procedere nel sedicesimo, considerato un'appendice emotivamente più distesa dell'incontro con Brunetto. Dante incrocia un'altra schiera di sodomiti e colloquia con 3 fiorentini, nei confronti dei quali egli dimostra comprensione ed esplicitamente nega di provare ribrezzo per la loro condizione. Dante, anzi, si sarebbe mosso ad abbracciare i dannati se non avesse temuto troppo la pioggia di fuoco. L'incontro con i 3 fiorentini, la cui grandezza è esplicitamente preannunciata da Virgilio, si svolge all'insegna della cortesia. Al centro della discussione con i 3 dannati è la città di Firenze, o meglio la sua corruzione, ben esemplificata dalla gente nuova e i subiti guadagni, che hanno generato l'emergere in città di orgoglio e dismisura, cioè intemperanza. Un simile livore nei confronti di Firenze e dei fiorentini era stato già dimostrato anche da Brunetto nella profezia dell'esilio di Dante, che finora abbiamo trascurato.
Nei versi centrali del quindicesimo canto, infatti, il vecchio maestro predice a Dante l'ingratitudine che riceverà dal popolo fiorentino, che si farà a lui nemico. In una terzina quasi proverbiale, il maestro pronuncia il suo severo monito, invitando Dante a mantenersi immune dai costumi dannati dei suoi concittadini. Vecchia fama del mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai loro costumi fa che tu ti forbi, cioè ti forbisca, ti mantenga lontano, ti conservi immune. Dante, con l'approvazione di Virgilio, annota le parole di Brunetto, che poi si riveleranno appieno nel paradiso attraverso l'avo cacciaguida. Il poeta così riceve l'ultimo insegnamento del maestro Brunetto, che dalla colonnetta dalla quale lo abbiamo disturbato all'inizio appare di nuovo vivo e per sempre nei versi della commedia. Grazie. E adesso vediamo qual è il vero rapporto linguistico-stilistico tra Brunetto Latini e Dante. Che cosa in effetti Brunetto Latini ha insegnato a Dante? E quanto si può dire Dante discepolo di Brunetto? Dante dice adora nel verso 84, quindi non si parla di una vera scuola frequentata da giovani fiorentini. Si parla piuttosto della produzione letteraria di Brunetto Latini. È quella produzione letteraria a cui attinge Dante anche come lettore e come studioso. Quella arricchita dalle esperienze culturali coltivate oltre Alpe durante il suo esilio francese, produzione che offre numerosi spunti letterari sia nel metodo che nel contenuto. Se si mettono a confronto il Tesoretto e la Divina Commedia, fin dai primi versi, per quanto riguarda il Tesoretto, dobbiamo tenere da parte l'introduzione, che è poi la dedica dell'opera. Fin dai primi versi del Tesoretto e della Divina Commedia si può notare una buona somiglianza, partendo dal fatto che entrambi gli autori si propongono in prima persona. Il Livre du Tesor era invece presentato in forma impersonale. Brunetto Latini perde il gran cammino. Dante ha smarrito la diritta via. Brunetto si perde in una selva diversa. Dante si trova in una selva oscura. Brunetto ha di fronte una montagna, Dante arriva ai piedi di un colle. Brunetto vede arrivare una gran turba di animali e di persone, Dante vede arrivare un leone, una lupa, una lonza, con i loro significati. Brunetto viene soccorso da una bellissima creatura, bellissima, una bellissima descrizione, una fanciulla che sarebbe degna anche di un talk show, oggi come oggi, però in persona la natura. Dante viene soccorso da Virgilio. Queste sono le prime analogie tra le due opere. E ce ne sono molte altre, ad esempio la figura della fortuna, la figura del veltro, la figura del creatore primo. Ma poi le strade si divergono in modo sostanziale. Mentre l'opera dei Latini si pone con intenti didattici e decisamente morali, nell'elenco ad esempio, come diceva Lorenzo, dei vizi da evitare e delle virtù da coltivare, e viene espressa in una forma linguistica di livello municipale, l'avevamo definito il volgare umile da Dante, facilmente accessibile. La stessa metrica di settenari in rima baciata, AA, BB, CC, incoraggia la lettura e facilita la memoria. Pensate che Alberto Asor Rosa aveva chiosato nel giornale La Repubblica del 2016
proprio sull'opera di Brunetto Latini ed ebbe a scrivere che il tesoretto era composto da versi rap. Infatti, se li leggiamo in modo piuttosto ritmico, sembra proprio di ascoltare una musica rap, una composizione rap. Gli intenti di Dante sono ben altri. Non ha intenti didattici, non vuole fare la morale a nessuno. In effetti, anche parlando con Brunetto Latini, non si fa assolutamente nessun cenno al suo peccato di sodomia. Gli intenti di Dante sono una vera e propria riflessione sul suo essere uomo e cittadino, sulla sua vita e sul mondo che lo circonda, sul destino che lo attende sulla terra e oltre, il tutto espresso in versi di ben più ampio respiro, in terzine di endecasillabi a rima alternata, ABA, BCB, CDC, dove la grande cultura di Dante e la sua altrettanto grande esperienza poetica trovano il mirabile punto d'incontro nella sensibilità dell'uomo provato dalla vita nel corpo e nell'anima. Se si considera inoltre che la cultura di Dante, che pure è partito dall'esempio di Brunetto, ecco dov'è la sua missione di maestro, il suo essere riconosciuto da Dante come suo maestro. Si è di gran lunga ampliata questa cultura di Dante ed è stata approfondita anche riguardo alle espressioni linguistiche. È più che evidente quanto in Dante la lingua si sia evoluta nel corso degli anni. Brunetto muore tra il 1294-95, è incerto, e si sia ulteriormente sgrossata usando e abusando forse del termine che Giovanni Villani riserva per Brunetto Latini. Parlando di lingua, già Dante ai suoi tempi si pose il problema della ricerca di un mezzo di comunicazione linguistico che potesse essere comprensibile in ogni parte d'Italia, antesignano dell'esigenza di quella lingua nazionale che a fatica si è cercato di formare attraverso i secoli, fino ai giorni nostri, passando per la definizione dei generi letterari e dei loro primi grandi esponenti. Dante per il poema, Petrarca per la poesia, Boccaccio per la narrativa. Mentre per questi ultimi il percorso linguistico ha un seguito di eccellenze letterarie, la traccia dantesca si perde come in un percorso carsico, fino al periodo romantico, quando in Italia si riscoprono le radici della propria cultura, si rivaluta il Medioevo, ci si ricorda anche di Brunetto Latini e delle sue opere. Pensate, proprio all'inizio dell'Ottocento c'è la rilettura di Brunetto Latini. C'è anche la rilettura di Dante, ricordiamo il Ghibellin Fuggiasco del Foscolo e del suo grandioso poema. Ritorna urgente il problema della lingua e l'esigenza di una lingua nazionale nel momento in cui si raggiunge l'unità dell'Italia e si devono unire anche gli italiani, senza d'altronde mortificarne i dialetti, cioè le lingue locali. L'insegnamento di Brunetto Latini di coltivare la cultura per se stessi e di trasmetterla ad altri per eternare anche se stessi, ma anche perché altri possano dare ad altri la forza di trasmetterla a loro volta. Questo insegnamento di cui Dante si sente devotamente debitore, come si esprime bene nel quindicesimo canto dell'Inferno, è valido ancora oggi quando parlare di cultura classica vuol dire non solo di quella più recente, ma anche di quella delle nostre radici letterarie. Bene, procediamo al dialogo. Eccoci qua. Allora, bene così, è stata una grazie mille Maria Carla per le parole che ci hai lasciato rispetto a quella che è l'insegnamento
è la questione della lingua che alla fine è così importante, che in qualche modo condanna Brunetto, e poi però anche invece il contrasto tra appunto questa sorta di condanna e invece la continua lezione di Brunetto, che magari funziona dal punto di vista politico o dal punto di vista anche etico forse o morale, pur nel caso di un dannato, è appunto una bella potenziale problema, ecco, questo, una questione senza dubbio delicata. Non mi è venuto in mente, mentre appunto tu parlavi, quanto fosse tra virgolette più importante, io direi, il tema della lingua, e appunto sono partito da lì rispetto a quello della sodomia, che di fatto forse ha condizionato tanto i critici anche nel passato, comunque i lettori, per una sorta di curiosità magari morbosa rispetto a questa pratica, e che forse non era magari centrale nell'idea dantesca di Brunetto, no? Come mi ricordo, ne abbiamo parlato anche al telefono, come in fondo questa sodomia non viene fuori. Non è che non ci sia, non è mai negata, però non viene fuori, non sembra proprio centrale. Ma tornando ai due personaggi, e appunto magari facendo un attimo riferimento a quella che è la profezia di Brunetto su Dante, che abbiamo in realtà, che ho anzi, in realtà citato in maniera molto molto veloce, quindi magari vale la pena in qualche modo riprenderla. Ecco, un tema interessante mi pareva quello dell'esilio, perché in qualche modo io credo che i destini delle due persone, dei due poeti, cioè di Dante e di Brunetto, anche se Brunetto forse è poeta per modo di dire, dei due letterati, insomma, si vedano soprattutto, si incontrino sul tema dell'esilio, ma si scontrino anche su questo esilio, perché in qualche modo è forse diverso, ecco. Certo, sono due esili, diciamo, che hanno dei punti di somiglianza e altri di profonda diversità. Ad esempio, Brunetto Latini si trova in Francia per una missione istituzionale e in Francia viene a conoscenza della rotta di Montaperti, per cui trova saggio trattenersi in Francia proprio per non incorrere nelle sanzioni che si stanno formando contro di lui a Firenze. Dante invece viene mandato in missione a Roma per avere una conciliazione con il papato in modo pretestuoso, per allontanarlo da Firenze in quanto priore della città. E allontanarlo da Firenze mentre i Guelfi Neri si sono rinforzati militarmente e politicamente per cacciare i bianchi. Per questo Dante non può ritornare a Firenze, mentre Brunetto Latini viene probabilmente graziato anche perché le fortune tra bianchi e neri si sono capovolte, i neri sono stati sconfitti e a Benevento e i bianchi possono ritornare a Firenze. Probabilmente in quel periodo dell'esilio francese, a quell'esilio francese si può scrivere il famoso fabulello rivolto a Filippo, Rustico di Filippo. Ma Dante non può ritornare. Ora, perché non può ritornare? Perché di volta in volta, data la supremazia dei neri in Firenze, di volta in volta le accuse che gli vengono rivolte sono sempre più gravi, fino alla condanna a morte in contumacia. E Dante, coerente con la sua personalità, il suo modo di pensare, non ha piegato la testa e ritornato a Firenze anche per salvare quel poco che gli era rimasto della famiglia e dei suoi averi. Non è voluto ritornare perché non accettava di compromessi, di arrivare a dei compromessi. Ha preferito fare la vita dell'esule, anche certe volte scomodo presso le varie corti dell'Italia settentrionale fino a morire esule a Ravenna. E qui posso dire anche una mia considerazione personale. Io sono
dalla parte dei ravennati che non vogliono rendere il corpo di Firenze Dante Alighieri ai fiorentini, perché l'hanno cacciato in malo modo, l'hanno perseguitato per buona parte della sua vita, gli hanno creato anche dei grossi problemi della famiglia che gli era rimasta, e non credo che sia giusto, ecco, che Firenze abbia le sue spoglie, benché in Santa Croce, nella chiesa di Santa Croce, ci sia una lapide che lo accoglierebbe. Certo. Forse per carità cristiana, magari mandategli un pezzetto d'osso, ecco, giusto come reliquia, ecco, però non è giusto. Ecco, i fiorentini sono stati, pace per i fiorentini di oggi, ma i fiorentini di ieri sono stati veramente cattivi, ecco, cattivi, in senso latino. Hanno anche altri problemi, diciamo. Ecco, soprattutto. Ecco, poi, sì. Però, ecco, quello che è ancora molto simile nei due personaggi è questa ricerca anche della cultura. Mm-hmm. Dante, anche durante l'esilio, ha continuato a coltivare la sua cultura. E anche le sue opere... le sue opere tarde rivelano grande cultura e soprattutto una visione anche del futuro, cioè non è una cultura fine a se stessa del tempo, è una cultura che rimane mio patrimonio, è una cultura che ha voluto trasmettere. La Divina Commedia ne è un esempio chiarissimo, anche il De Monarchia, le lettere. Le lettere sono pregne di cultura, si sente che è una cultura costruita sulla roccia, ecco, se vogliamo prendere un termine anche evangelico. È costruita sulla roccia, non sulla sabbia. E questa cultura è diventata il patrimonio di tutti noi, perché anche noi, leggendo ad esempio la Divina Commedia, ci facciamo curiosi di approfondire determinati argomenti, e quando li abbiamo approfonditi abbiamo anche la gioia, la voglia e la gioia di parlarne con altri, è vero o no? Ah, assolutamente, sì, assolutamente. Ecco, di parlarne con altri. Certo. Questa cultura però ha avuto alterne fortune, la cultura dantesca ha avuto alterne fortune perché Petrarca, come ho citato, era esempio di poesia. Boccaccio, grande esempio di letteratura in prosa. E che cosa ne è stato di Dante? Tu mi parlerai di quello che è stato del Petrarca, e hai fatto particolari studi su questo grande personaggio e grande, come dire, esponente della cultura che è arrivata fino ad oggi, è vero o no? Ma certamente sì, assolutamente. Io credo che, per ritornare al discorso della lingua rispetto al quale siamo partiti, è ben inteso che sono delle questioni complessissime che noi qua stiamo ovviamente riducendo in termini piuttosto semplici, perché giusto per delineare certe dinamiche. Però, dicevo, ritornando alla questione della lingua, è in qualche modo... pare di potersi dire che Petrarca abbia un po' vinto la sfida con Dante. Lo stesso Petrarca che in qualche modo al futuro guardava come alcune sue lettere, una in particolare da questo punto di vista estremamente chiara della volontà in qualche modo di Petrarca di rivolgersi anche a chi verrà un domani. E vinse in qualche modo, forse vince, la sfida sulla lingua di Dante per un periodo davvero molto lungo. È chiaro che se vogliamo cercare, ma in realtà bisognerebbe forse andare anche prima, ma se vogliamo cercare una data, forse due date che testimoniano questa fortuna straordinaria del Petrarca, e mi riferisco soprattutto al 500, dobbiamo proprio guardare al 1501 con l'edizione delle Cose Volgari di Petrarca, edizione curata da Bembo e fatta per Aldo Manuzio, un'edizione fondamentale che ha in qualche modo reso Petrarca subito un classico,
e ne ha in qualche modo fatto ripartire, no, fatto ripartire non è corretto, ma in qualche modo ne ha esaltato la fortuna nel 500. E siamo proprio all'inizio, 1501, quel tipo di fortuna di fatto non conoscerà, di fatto Requi nel 500. E poi 1525 per due ragioni, una è nota a tutti e in qualche modo tu Maria Carla l'hai già presentata, cioè la canonizzazione di Bembo che nelle prose della Volgarlingua pone Petrarca a riferimento della poesia e Boccaccio a riferimento della prosa, ed è assolutamente fondamentale questo, ma nello stesso tempo c'è anche da dire che il 1525 è l'anno in cui esce anche la prima edizione, non la prima, ma l'edizione, sì, la prima edizione commentata del Vellutello di Petrarca, ed è un'altra edizione fondamentale, anche perché, insomma, la mediazione e il commento di Vellutello così ampio, così ricco, e l'idea anche di ricostruire questa sorta di romanzo e ricercarne i protagonisti, eccetera, ha affascinato molto i lettori del Cinquecento. E quindi sì, la fortuna di Petrarca, della lingua di Petrarca, si è imposta di più e maggiormente in quel periodo. E altra piccola questione, che in qualche modo scorre vicino a quella linguistica, possiamo dire che sia quella etico-morale, ma anche, diciamo così, quasi modaiola, se si può banalizzare un pochino. Cioè, Petrarca era diventato un riferimento non soltanto linguistico, ma, come dicevi tu stessa, culturale tout court. E quindi c'era una volontà di proporsi in qualche modo come petrarchisti, ma anche di corredarsi di elementi riferibili a Petrarca, qualcosa che tutti noi conosciamo, sono per esempio questi ritratti femminili, uno è famosissimo, con il libro di Petrarca, facendo capire che Petrarca in qualche modo era davvero un autore trasversale e una sorta di avviamento alla cultura che poi si sarebbe realizzato magari attraverso la lettura di altri autori. Certo, e il petrarchismo poi che fece un po' la fine del rinascimento pittorico, che si buttò sul manierismo e il petrarchismo diventò marinismo più tardi, o sbaglio. Una brutta degenerazione, una fisiologica degenerazione, ecco, poi che piaccia o meno il discorso è diverso. Va bene, ecco, insomma, da come ne parli sento che sei appassionato di questo argomento, ma sei appassionato non soltanto come argomento ma anche come per trattare questo argomento per la tua figura di insegnante. Io sono stata insegnante per 40 anni, sono, come ha già citato il nostro moderatore, in pensione e guardo alla scuola sempre con un occhio di interessato. E la tua esperienza di insegnante riguardo a quelle che sono le nostre, diciamo, il nostro patrimonio culturale e letterario? Eh sì, è una bellissima domanda, ti ringrazio davvero. È una sfida, secondo me, oggi tentare di far passare questi autori ai ragazzi di oggi. È una sfida davvero grande, che però dobbiamo sempre avere il coraggio di affrontare e di proporre, diciamo. Non dobbiamo arrenderci, anche quando le risposte sembrano essere un pochino fuorvianti. Certo è che, secondo me, va un po'... Ma davvero, io non è che abbia una grande esperienza di insegnamento, io più o meno ho insegnato 4-5 anni perché mi sono dedicato un po' all'insegnamento, un po' alla ricerca, con alterne fortune in entrambi i campi. Ma per quello che riguarda l'insegnamento, proporre questi autori è appunto una sfida difficile e va forse in qualche modo cadenzata a seconda dell'autore o comunque adattata a seconda dell'autore o della sfida che ci si vuol porre. Per esempio, io insegno alle medie in questo momento, quindi al grado inferiore delle superiori e della scuola secondaria, e mi accorgo che Dante può ancora passare, e come, però passa soprattutto per la grande fantasia dantesca. E questo è ciò che rimane ai ragazzi. Rimangono i mostri danteschi, rimangono queste pene così strane,
rimane la fantasia davvero di Dante, che poi alla fine è la fantasia medievale, che può davvero ancora oggi in qualche modo esaltare i nostri ragazzi o interessarli. Passa molto di meno, per ritornare sempre alla nostra questione a cui siamo partiti, passa molto di meno la lingua. E quella è una grande difficoltà. È la parafrasi o la comprensione di parole che per la mia generazione di studenti non erano difficili, ora è invece molto diversa. Perché a volte i ragazzi, mi accorgo, mi chiedono il significato di parole che onestamente sono di uso abbastanza comune. Perciò figuriamoci quando ci si trova ad affrontare Dante, quante parole per loro sono completamente ignote e queste li allontanano dalla lettura. Però anche qua bisogna, io credo, insistere per quanto sia possibile. Ma questo mi consente sempre di fare invece una sorta di guerra contro certe traduzioni che vengono utilizzate a scuola, che secondo me sarebbero proprio da rifiutare, senza fare nomi di particolari editori o cose del genere. Però io mi trovo in classe a proporre l'Iliade e l'Odissea con, a parte ovviamente, l'invocazione alle muse del Monti, perché quella l'abbiamo studiata tutti e la studieranno anche i nostri figli probabilmente, ma poi ma mi sono trovato davvero ad avere a che fare con delle traduzioni degli anni 40, 50, 60, che per i ragazzi di oggi secondo me non sono più adatte e possono allontanare dalla meraviglia e dall'interesse che hanno o possono avere verso queste grandi opere letterarie, che poi alla fine sono, è vero, opere, diciamo così, culturali, cioè portatrici anche di valori, di etica e di tanto altro. E a proposito di etica, mi sembrerebbe giusto in qualche modo chiudere o fare le ultime riflessioni rispetto a quello che è il senso, magari, della lezione di Brunetto a Dante, ma in qualche modo rispetto a quello che può essere il senso della lezione o della capacità, dell'abilità di essere maestri oggi. In qualche modo mi viene da chiedere a lei, ma come si fa ad essere dei bravi maestri oggi? Se ha la risposta, io me lo auguro. Ma non lo so, cioè non lo so. Forse bisogna riguardarci un pochino indietro. Buoni maestri è mettersi a servizio di quelle delle persone che abbiamo davanti. Dalle tue parole ho sentito che tu ti poni effettivamente a servizio di questi ragazzi, dei ragazzi che hai a scuola, perché bisogna anche presentare questi grandi del passato più recente e del passato anche più remoto, in un modo che i ragazzi possano coglierne l'essenza e magari anche in modo legato alla loro età, puntare proprio su quello che loro riescano ad assorbire. Tu hai parlato della fantasia. Se guardiamo ad esempio anche questi romanzi, per questi cicli di romanzi dedicati ai ragazzi e anche agli adulti, perché anche gli adulti hanno bisogno di coltivare la propria fantasia, il maghetto, questi mostri, eccetera. Tutto sommato il Medioevo li aveva già inventati e avevano trovato anche corporeità nelle cattedrali medievali e gotiche, e la Divina Commedia è, diciamo, il monumento letterario del gotico, con i suoi diavoli, i suoi angeli, ma soprattutto quello che colpisce la fantasia dei ragazzi sono i diavoli che rappresentati, i mostri, i ragazzi. Poi se vai oltre, cioè alle scuole superiori, io ho avuto la fortuna di insegnare parecchi anni anche alle scuole superiori, e lì invece puoi fare il salire di scalini e entrare nella scienza, nei vari aspetti della scienza, e sapere che questa scienza è stata tradotta in poesia da una persona come Dante, cioè da un uomo come noi, vuol dire che anche noi oggi saremmo in grado
di capire come Dante ha presentato la scienza, l'astronomia, l'astrologia, la geografia, la matematica, la fisica, anche la trascendenza, perché anche quella può essere oggetto di ricerca scientifica. E l'unica cosa che a me preme oggi, anche per continuare il discorso della lingua, è sapere quanto questa lingua viene veramente utilizzata nella sua ricchezza. E questa ricchezza può anche derivare dalla conoscenza e di quella cultura classica e dei grandi esponenti della nostra letteratura italiana, spolverata ben bene, magari, e porta anche, presentata anche molto bene, in modo che io ti avevo fatto una piccola chiosa. Chi non conosce le proprie radici non riesce poi a far fiorire i rami più lontani e più freschi dell'albero. La stessa cosa succede anche con la lingua. Sappiamo che la lingua non è nata da niente, ha avuto un grande processo, e essere consapevoli di questo grande processo linguistico è anche compito nostro di insegnanti e forse di educatori. Cosa ne pensi? Tu mi chiedi? Vorrei che chiudessi tu, perché io sono, se no mi perdo nei meandri dei miei pensieri e altro. Una bellissima conclusione che tu hai già fatto. Quindi davvero, e possiamo dire, sì, mi piace molto l'idea che molto spesso la lingua, in qualche modo l'uso proprio e appropriato della lingua, veicoli anche in qualche modo la possibilità di pensare e di pensare bene. Molto spesso ai miei ragazzi dico, e non so, magari esagero, però dico che chi scrive bene di solito pensa bene. E questa è una mia convinzione abbastanza reale. Perciò non dobbiamo, l'idea secondo me è per proprio partire da questi grandi esempi, enormi esempi, proprio l'idea di non demordere, di continuare a provare a fare cultura e a fare imparare questa lingua meravigliosa che abbiamo l'onore in qualche modo di utilizzare ogni giorno. E di trasmettere? Assolutamente, di trasmettere agli altri, assolutamente, assolutamente. Ecco. Bene, allora, come non dobbiamo guardare soltanto i fiorellini dell'ultimo ramo, non dobbiamo guardare soltanto l'attico di un bel edificio, guardiamo anche le sue basi. Se le fondamenta di questo edificio sono solide, anche l'attico si può godere con il suo panorama. Va bene? Assolutamente. Lorenzo, ti ringrazio, buona Grazie. Giornata e buon lavoro. Grazie mille a te. Grazie al professor Sacchini, alla professoressa Alessandrini. Abbiamo parlato di maestri, Brunetto, maestro di Dante, e poi Petrarca e il suo rapporto col maestro Dante. In entrambi i casi i rapporti conflittuali. Abbiamo sentito che Dante ammirava Brunetto Latini, eppure c'è la prima condanna implicita, come abbiamo sentito, nel convivio per la scelta di scrivere il Trésor in francese, in langue d'oeil e non in volgare. E poi c'è la condanna definitiva, la vera e propria dannazione all'inferno, e anche il rapporto tra il maestro Dante e l'allievo, discepolo, per così dire, Petrarca, un rapporto che rimane conflittuale. Sarà tra l'altro tema di un convegno che avrà luogo ad Arezzo presso l'Accademia Petrarca a inizio giugno di quest'anno del centenario. Non mi resta quindi che dare appuntamento al terzo dei dialoghi danteschi. Il tema sarà Ulisse, avremo presente Giovanna Corazza e Valentina Gallo. Grazie.